Thank you.
gioco. Sì, buonasera a tutti e benvenuti alla live più scoppiettante del 2021, qui sul nostro fantasmagorico canale. Cos'era? Uno scoppio. Bravo, bravo. Stasera, amici, un grande ritorno, lo posso dire. Un grandissimo ritorno. Sentite la musica. Plim, plom. A una delle plim, saghe plom. Storiche per plim, noi. Plom. Plim, plom. Plim. Se non mi sbaglio, tra l'altro, quando abbiamo fatto Train 4, sì, forse anche gli altri Train, non eravamo ancora su Twitch. È vero, noi eravamo su Twitch abbiamo portato il secondo e il terzo. Buonasera, Cree. Infatti buonasera. Mi dispiace che manca tutta la run del Train 4, perché Cree, lì c'era... Buonasera, com'è? C'era l'enigma dei pentoloni. Guarda, se volete la rifacciamo, non è un problema. Una volta sì, però stasera, amici, abbiamo 6 livelli nuovi. Il DLC. Orca troia, sono veramente emozionato. Vediamo che... Questo gioco non ci ha mai deluso, no. Mai una volta. Che bella la musica, però. Me l'ero dimenticato. No, non è possibile, amici. La musica e i paesaggi. Sta laggando il gioco. Bravo. Ma non è così pesante, vabbè, sistemiamo opzioni. Io... Ah, già, questa roba qua. Arca di quelle pitene. Perché pitene, quante ferte per un bastardo. No, lagga ancora. Vediamo un po'. Che dolore le mie orecchie. Faccio il gioco. Grafica. No, lagga ancora. Vabbè, vediamo un po' come va, poi l'abbasso. Aspetta, noi devo sistemare le live, però. Ah, perché non mi ha attivato il limite. Ma vaffanculo. L'hai attivato il limite? Io. Sei troppo forte, devi attivare un limitatore. Ok, ora l'ho attivato. Ah, posso rimettere tutto al massimo. Adesso va. Maledetto limitatore. Ma limitatore di che, scusami? Degli FPS. Ma l'avevo messo ieri, proprio sapendo che avrebbe potuto laggare. Però non me l'ha salvato, si vede. Perché, diciamocelo, Train non è un gioco così pesante. Cioè, almeno... Da fare cosa? Da andarsene in giro da solo con la carrozzina senza, dici che ce la fa. Allora, è disponibile un nuovo contenuto. Accedi alla melodia del mistero della mappa di gioco e aiuta gli studenti dell'Accademia Starlight. Allora, io riprenderei il nostro vecchio salvataggio. Sì. E vediamo se da lì si riesce ad accedere alla... Vai in bilo pure. Sì. Aspetta, c'è qualcosa qua nel menu. Cosa c'è? Oddio, è un mistero. È un mistero, boss. Cosa, dimmi? Sì. Elimina. Cosa? È un mistero. Niente, mi sta confondendo di proposito e sa che io ci casco. Multigiocatore privato. Oh, è un mistero per tutti noi questa cosa. Ma per il mago no. E invece anche per il mago. Hai slot di salvataggio disponibili? Sì, ma perché vi ricordate funzionava così? Io ce l'ho tutti pieni. Ah. Oh, ok, ci abbiamo... Ok, bello, bello, sì. Per quella puttana mi sei agganciato la maglia. Vai, in vita. Uno. E due. La password. Ah, mi dispiace, Cree. Ho avuto un po' di... Mando tutti i miei più buoni auguri. Mi dispiace, sì. Che cosa stai dicendo? Avete accettato tutti? Sì. Siete tutti nel slot menu? Slot di salvataggio. Non ci sono slot di salvataggio disponibili. Iniziare una nuova partita richiede uno slot. Ma puoi liberare uno slot dal menu, continua partita. Accetta. Vabbè, intanto io faccio parte il livello. Quindi tu non mi ha fatto entrare. Ah, no. Ti rinvito allora. No, non mi fa entrare. Ti ho letto il messaggio. Hai cancellato lo slot come ti ha detto il gioco? E non so dove come cazzo allora, si fa. Allora, continua partita. Clicchi sopra. Ti apre il menu dei salvataggi. Ma sono cancelli, tutti pieni, quindi? Cancelli con shift quelli più arretrati. Non so come mai voi avete dei salvataggi che non sono miei. Perché salvava anche a noi. Tu si vede che ogni tanto facevi pulizia e noi no. Io sono uno slot occupato. Perché vabbè, sono un po' animale. È molto bizzarra questa cosa. Sono animale e sovrascrivo sempre salvataggi. Così se li perdiamo. Ok. Ma si vedono in trasparenza i livelli che dobbiamo fare. Ma non dovresti sopportare l'offesa. Non mi piace che sopporti le offese. Nessuno dovrebbe offendere.
Madonna, fendere. Vabbè. Per cosa? C'è sta tizia che lo tratta di male. Maledetta tizia. Ok, ti sei unito alla partita. Ah, io sì, vado. Sì, sì. Quindi tutti e due avete i sogni degli eroi, perché dobbiamo guardarci dei cazzini incredibili. Scusate, voglio far notare una cosa. Guardate nel menu in cui siamo adesso, nel menu. Sì. Il pianeta in alto a sinistra, quello che ruota. Sì. Guardate se ci riconoscete qualche forma familiare. Beh, c'è Saturno. No, la guardate Terra. Il pianeta al centro. Vedete l'Africa, l'Europa e l'Asia? Sì, la Terra. E l'America dov'è? Ah, ma è stilizzato, dai. No, non voglio l'America. E non c'è neanche il Giappone, tra l'altro. Maledetto. Ah. Neanche le Filippine. Però, sai... E neanche l'Australia. Giappone è piccolino. Brava Frozen Byte. Nuova Zelanda. Poi sono piccoli, però. L'Australia e l'America. Amalfi. Ma non ci sono le Canarie? La pianura amalfitana. Vai avanti, boss. Ah... In attesa una che l'host continui. Ok, si è bloccato tutto. All'Accademia Astrale, grazie, la vita boss. Nel regno tornò presto alla sua normale tranquillità. Allora dice Perry che non c'era. In attesa dell'host... Ma come non c'era? Ero qui. L'Accademia tornarono a impegnarsi per studiare. Mentre diceva questo? Sì, ce l'ho già, me lo sono beccato già una volta sta roba. Esame, vabbè. Cornelius Krast, che ancora una volta era alle prese con le richieste del suo professore. Ma Cornelius, ma non studia veramente mai un cazzo. Ho sbagliato, ho premuto la bip e sbaglio. Buonasera, buonasera, Jack. Buonasera. Oddio! Lo stava dicendo la terza volta. Ah, cazzi. Scendi negli archivi astrali e recupera una copia dell'enciclopedia esoterica per la prossima lezione. Ne sarai più che lieto, professor Zucconi. Se solo ci avesti almeno spiegato dove si trovano. Sorrido. Professor Zucconi. Ma che bello, amici. Cioè, guardate i ricordi. Mamma mia, la faccia. Professor testa di minchia, non lo può. Vi ricordate chiamare. Il principe che ci aveva rotto il cazzo per tutta la quarta... Per è tutta lui la tra... il principe? No. Questo è Cornelius. No, questo è Cornelius. Cornelius. Ah, è un giovane Cornelius, questo? Beh, tanto vecchio non era, anche in Nine Parchments. Bravo! Madonna mia! Ma tanto lo sai, Fra, sta sempre a noi risolvere situazioni. Guarda gli occhi. È una nostra serie incredibile questa qui, poi vi racconteremo e la riporteremo tutta in live perché è bellissimo. Però l'abbiamo giocato un po' di volte. Fa un bestemmiare? Un con le corde, le scatole. Chissà se funziona bestemmia. Ancora. Buonasera, Mipstube. Mipstube, buonasera. Però Train c'ha questa atmosfera che veramente... Cioè, bella, mi piace. Un po' troppo lungo per essere una musica in un carione. No, è corto, si sta ripetendo. Ma che cazzo? È finita. Ma che ansia. Ma è un horror, amici. È un horror. Che cazzo è che lascia un arnese del genere in giro, scusami. Il carion della Amadeus! Amadeus! Sveglia, mago! Ma dorme per terra? Ma scusate, ma Cornelius chi cazzo era se non è Amadeus? Non temere, cucciolino! Cornelius! Era l'allievo di Amadeus, Cornelius. Ah, l'allievo di Amadeus? Sì! Ecco perché non mi è mai tornato una sega. Sì, me lo ricordo quello. Fa bordello. Però nella mia testa non mi sono mai dato una spiegazione a chi cazzo fosse. No. Infatti pare Nine Parchments. No, ragazzi. Hanno ripreso la mappa di Nine Parchments. Qui è dove abbiamo iniziato Nine Parchments. Ma i potenziamenti ce li abbiamo sempre. Sì, abbiamo sempre potenziamenti attivi. Te ti ricordi? Oh mio Dio, io no. Tutta roba posso creare. Che è finita. Siamo pronti a rompere il gioco. Quanto bordello che posso fare. No, qui non funziona. È fatto troppo bene. Non funziona. Ok. Però ho bisogno del cere qua da me. Come ci arrivo io lì?
C'è il salto? No! Sono finito di sotto. Sei finito di sotto? Ma è veramente con la mappa lì, ragazzi. Te la reggo io. No, ho finito tutto, Jack. Mi dispiace. Guarda lì. Che parte. Io muoio. Grande. Vai. Vi dico... Ce la fai a crearci... Devo arrivare di là prima, aspetta. No, dicevo Harry, se riesci a crearci... No, sono un po' incastrato. Portami una scatola che me la lancio al volo. Te la reggo io. Bravi! Cosa vuoi, Ri? Una scatola. E che palle sta facendo? Vabbè. Vabbè. Si parte. Bisogna creare un ponte. In qualche modo. Lo creo io con la carriola. La scatola, eccola là sopra. Bravissimo! No! Grazie, amici. Fermo! Prego, adesso andate sulla fermo! Corda. Ma perché la palla? Non la voglio, la palla. Oh, la scatola. Oh, una palla. Grazie. Scusa, boy. Non ho resistito. Come ci arrivo io l'assumo? No! Mi tiri... Ari, scusa. Ah. No, tu devi salire sopra. Devi mettere sopra una scatola e esatto. Da fare da peso. Affacco! Ci vado sopra anch'io. Non dovrebbe funzionare così. No, però funziona lo stesso. Fra, mettetevi su questa piattaforma. Vai. Date. Grazie, boss. Sei sempre il migliore. Non va giù. Ok. Madonna, il peso. Boss, ti devi togliere da lì. Boss, ti devi togliere. Bravo, con le tue palle sempre prominenti. No, dico, c'avete l'attacco lì. No, vieni aspetta con noi, che boss. Scrivono in chat adesso. Ti ripresa di scrivere in chat. Non lo so, spero presto. Ok, vai, facciamo così. Come abbonato hai il superpotere che ti leggo anche se mi sfava. Ovviamente è tutto uno scherzo. A parte che ci sono soltanto abbonati in chat adesso, quindi posso permettermi. Cosa ha detto? Ah, questo il prossimo party, quando lo facciamo, Edo? Ah, fine mese? Penso il prossimo mese, in realtà. Io lo farei a giugno. Ma siamo ora giù? No, non mi confondere. Siamo a luglio, siamo. Sì, sì. Bravi amici, continuate. Continuate. Ci penso io. L'ho sbagliato. Per girare le balle sei bravissimo. Vai, forza. Aspetta. Io sono attaccato a una scatola. Sali, vai, pronto, vai. Dove è andato? Faccio una roba, vai tranquillo, tu fidati. Ok. Non rompermi le scatole. Dove bisogna andare? Da su. Tornaci. Ah, aspetta. Vai. Ok, mi sta dando la spinta. Vai! Va a cacare, no! Tu e il tuo nano. Ma scusate, se tipo lasciaste fare a me? No. Puoi anche fare quello. È vero, effettivamente ha senso. Andate, devi mettere in un ordine preciso. Ma c'è un corgi volante! Ragazzi! Avete visto che bel cagnetto? Incastrato. Ah, ma è un cane fantasma quello. Quello è un cane morto. Che crudeltà. Vai, forza. Fammi da scudo. Sì. Vai, sarò salta. Il tuo scudo, io sarò la tua ascia. Vai, avanti il prossimo. Fermo. Sto fermo. Salto. È qui. Mi sta seguendo il cane. Porco il cazzo, ti alzo la tua, guarda. Non posso. Il cane ha detto. Ah, non posso perché abbandona ci sei sopra. Sì, ora ho quest'altra. Okay. Va bene. Vai. Salta su questa. Sarebbe proprio carine, Jack. Sarebbe proprio carine. Aspetta. Sarebbe da farsi. Bravo, vogliamo Jack, fare che sei così venuto boss? Fuori con un'idea vai. Originale. Salto su quella rossa. Sì. Vai. Gira. Arca di quella puttana, sono piantata in faccia. No. Aspetta, ti do una mano. L'ho sbagliato tasto. Tutto a posto? Ok. Ma datemi una scatola che vi tiro su. Dagli una scatola, va. No, ma parla, non la vuoi. Questi casino fanno. Le tue cazzo di palle. Io premo in automatico quadrato quando penso che tu la metta. Perché di solito metti una scatola e mi aggrappo subito. Però se metti le palle e le lanci via, a me mi spedisci a fanculo. Vai. Quindi? Portamela qua sotto. Pontius, trascina. Arrivo. Ok, portamela un po' più sotto. Madonna. A posto. Allora, adesso me l'allungo. Togliete i pianeti. Sì, mi ero scordato che la fisica era così rotta. Ci penso io ai pianeti.
pensa Pontius. Vai al tasto. Ma vai lì, ci arrivi dove vai. Adesso. Non sto capendo, ragazzi. Qua, vai, tira su. Con calma. Ah! Ah! Ah, boss. Qui bisogna buttarsi di sotto, bravo boss. Sempre sul pezzo. Sono avanti, credi? Ma lui è proprio avanti stavolta. Ancora questo botolo. Questo botolo? Questo botolo, il cane, il cane. No, bisogna usare il portale. Qua, bisogna abbassare il portale. Io qua sto cagando. Mago? C'è stato un incidente magico all'Accademia Astrale. Ho bisogno del. Bisogna abbassare il portale. Non vedi le travi. Ah, e come si sblocca? Penso che dobbiamo entrare nell'altro portale. No, con l'altro portale mi sa che devi premere il tasto che è lassù. Il tasto, casomai devi metterlo. Ma fallo passare da sotto, scusa. Da sotto. Puoi farlo andare più giù di così? Quel tasto. Ah, niente. Sotto, no? No? Ok. Non mi ricordo, abbiamo dei poteri, non mi ricordo niente. Qua ci sono tipo forse una. Forse devi. Devi far. Oh no. Oh no. Si parte già con gli enigmi rotti. Ah! Scusa, tu puoi creare una scatola sotto? Io posso creare le scatole. Orca puttana, sta palla! Posso creare la scatola? Puoi farla passare da sotto? No, perché è chiuso. Ah, è chiuso. E come? Ma c'è una leva. Ma scusa, no? C'è una ma leva. Siamo idioti? C'è una leva. C'è la leva? No. Non è una leva? No, c'era prima la leva. Quello cos'è? Ah! No, non è normale. No, non è normale. Te la risolvo subito. Bravo che me l'avete detto. Cosa? No, che a volte scatta un po' il gioco. Te sta caricando. Questo non si può leggere. Fatemi sapere se. Fatemi sapere se scatta ancora. Bisogna fare togliere queste. Madonna. Ma il cane faceva qualcosa. Ci siamo scordati il cane. Ah, ma io c'ho le frecce, ma sono veramente un coglione. Ah, mi ero scordato la cosa principale del personaggio. Ok. Scusami. Ah, il fuoco serve, scusate. Ah, è vero. Minchia. Scusate, amici. Devo fare anche sta cosa. No, c'è da saltare a prendere la il salcazzo. Il sal qui accanto, c'è da saltare a prendere. Mettimi la scatola, va? Anzi. Dove cazzo? C'è qualcosa che no. Non torna. No. No, non funziona. Anch'io! Non funziona. Ho sempre in testa Napoli. Non sono mai stato in Portogallo. Ma in Finlandia ben due volte. Senza me un nastro può volare libero nel cielo. Chi sono? Sei lo stretto di Gibilterra. Mipstium. Sei lo stretto di Gibilterra. Ragazzi, guardate il mago. Che fa? È pazzo? Lo vedete? Ha dei problemi. Volo. Ragazzi, sto volando. Ma perché no, ma no, F12 mi si è mancato tutto. È bellissimo. Ma... Comunque niente. Si è buggato ancora di più il mostro di ieri poi alla fine. Ragazzi, ragazzi, aiuto! Ragazzi, aiuto! No. Aiuto! Si è buggato! Ma tu mi vedi? Ma te non mi vedi volare me? Io sì che ti vedo! Perché? Sono il portale! A te! Amici! Ma come cazzo ha fatto? Sono passato! Sono passato! No, maledetto! Venite qua! Mettimelo sopra. Qua dove? Dovete saltare sopra! Ma io voglio quel cazzo di cosa. Mandami il portale, però. Saltare sopra? Me lo puoi mettere a modo quell'altro. Scusa, adesso te lo metto così. Ti ammazzi, ma almeno sta a fare lo prendo. Vai! Non può esserci davanti niente, perché sennò mi rispedisce di qua. Oh, Cristo di Dio. Andiamo. Metti la scatolone lassù. Lassù dove? Ah, boh, più su che vuoi.
Ok. Bravissimo. Hasta la vista. Ma in realtà mi devi dare una scatola così ti tiro su e provo ad andare dall'altra parte con quella scatola. Portamela bella su. Ah! Ok, mandamene un'altra. Io sono sicuro che non si debbano fare così. E un'altra. Continuo a dirlo dalla prima volta. Ma di Dio! Devi fare molto. No, ma dal cazzo, lo faccio prima. È bellissima la musica. Ah! Vai. No. Quella puttana. Non è vero, Mipstube, non capisci un cazzo. Oppure hai giocato a dei giochi veramente belli. E quindi mi compiaccio e mi complimento con te. Ma perché la scatola? Io volevo un'aste. Un'aste? Un'asse. 101, 101 e 2, Abiti. 101 e 2 e 3, 104, 105, 100. Bravissimo. Aspetta, boss. Ci provo. Fai, vai lì, no, no. Tutti torna dritto, fermo lì. Stai lì. E niente, stai fermo. Scusate, io mi prendo i potenziamenti. Ti va a far culo, vado da solo. Succede? Quanto sei pesante? No. Corro! Hai capito, no, da dove cazzo mi ha fatto spawnare? No, dimmi di no! Datemi una cassa, amici, datemi una cassa. Ti rischio di acquistare tutti ad arrivo. Ragazzi in chat, mi dite... Provo tutti questi colori e meccaniche superflue, ma fuori esci la testa dal nano. Mi confermate che non scatta più? No, Beh, okay, sì, no, scatola, ho chiesto, non mi sembra. Ho chiesto, ok, stai guardando più anche su, te. Dai, calma, dammi un altro. Ma voglio arrivare lassù che c'è qualcos'altro. Perfetto, grazie. Dammi la palla, vai lassù. No, madonna, ti ho attaccato la sta del cazzo! Vieni con la palla, vieni. Amici in chat, vi racconto una cosa. Nei nostri primi gameplay, di 3 in 4, una volta siamo rimasti un'ora e mezzo bloccati nel solito punto perché non si capiva come andare avanti. Andiamo avanti. Boss, fai una roba, distruggi questa. Senti, io non voglio più morire. Ma quanto sei pesante che non mi funziona. No! Niente, intrappolato qui per sempre. Okay. Mettiamoci una scatola qua che fa da peso, va. Ma no, andiamo direttamente con un'altra scatola laggiù, poi vi faccio arrivare col potere di... È troppo... Un'altra scatola, fra. Dai, mandami la scatola. Trovo io un modo di farvi arrivare, tranquillo. C'è una leva, farà qualcosa. Ma ad arrivarci. Ci arrivo io con la scatola. Madonna, ti prendo a schiaffi. Calmo. Guarda dei lag. Ok, vedi? Grande. Oh, utile. Porca Amadeus, tutto a posto. Aspetta, riproviamo. Rimettiti lì. Ma perché funziona solo da quella? Ah, perché è più pesante. Oh no. Volevi? Prova a pestare quando io sto passando lì davanti. No. No, non su di me, su aspetta, su dall'altra no! parte. Bravo. Devi farlo al momento giusto, quando sei vicino. L'hai fatto bene, però. Vabbè. Aspetta. Un altro momento, boss. Ma sei bravissimo, comunque. Perché devi saltare? Niente, non funziona. Comunque, vi faccio una cosa adesso. Creaci il ponte della vita. Venite, datemi la mano. Io sono pronto. Devi andare giù. Togliti, fra. Vaffanculo, boss. Io? Cosa c'entro io? Chi? Come chi? Fermo, devi stare fermo. Vado, volo, amici. Ma sono di nuovo dall'inizio. Ma perché a volte ti fa spawnare qui? Perché? Però ha funzionato, fra, per lì. Comunque c'è sto fischio, Jack, di sottofondo che non capisco da dove arriva. F-
fischio? Mi aiutatemi. Arriviamo. Cioè io non posso fare niente, ti aiuterà il mago. Arrivo io. Io sto costruendo roba. Vai mago, spacca tutto. Ma il boss è caduto 25 volte. Ma è una volta che l'abbiamo fatto sparare qua. Vai lì. Grazie. Adesso state fermi, vi faccio salire io sul mio furgone. Va bene. Brum brum, okay? Vai furgone. Fermo, madonna mia, il cazzo di brutto. Ma non ho toccato niente io. Sì, ma è la fisica di sta cosa che mi fa fermo nervosire alquanto. Bravo, anche tu. A posto. Ora mi ci impegno. Bravo, bravo, il peso migliore che potessi. No, te la metto pure, vai fra, vai, vola piccolo angelo. Però dai che ce la fai. Bravissimo. Dai un altro po'. Salta sulla cosa. Bravissimo. Vai vai. Lo faccio io. Va vai tranquillo. Mi sono cunia. È troppo bella come idea. Ok. No. No. Amici. No, no, fanculo. Fermo. Sulla corda. Fermo. Vai, sulla corda. No! Animati, ho messo pure il ponte. Ma cosa fa la palla? Ah, ma sei tu. La palla l'ho incastrata là. Vabbè. Orca troia, che palla. Che? Ah! Ok. Niente. Sto scordinando fortissimo. Ok, ho imparato. Eccoli i nemici. Eccoli, vi ricordate come vi ricordate? Sì, io mi ricordo che sono inutile al cazzo. Certo sul... Madonna. C'è il ghiottone di Satana. Buonasera, Caccio. Si prende una freccia. Nel calcio. Caccio si ricorda, infatti. Caccio si ricorda molto bene. Sbam! Caccio è uno di quelli che ha fatto le clip, tra l'altro. È vero. Se non il solo. Effettivamente si tratta di una maledizione dei sogni. Ma io non c'entro nulla. Gli altri studenti erano nella sala grande a provare per lo spettacolo. Mettimi una cassa, proprio. Qualcosa è andato storto e tutti sono sprofondati in un sonno magico. Siamo intrappolati per culo, va bene lo stesso. Ok, adesso me la devi mettere in alto a sinistra. Porco due. Bravissimo. Mago lui. Ormai di spammatura di Zoya la conosco. Se la telecamera non va più su, vedo solo i cubi qua sotto. Vieni sopra. Ma te, ma sei troppo avanti. Devi fidare. Niente, stasera sono enigmi coi portali. Esatto, devi metterlo tipo un po'... Esatto. No, no. Devi farlo uscire per colpire il coso che c'è qua. Quello qua sotto. Esatto, lì. E poi faccio così. Di poco, che sfiga. Grande! Chapeau. Fermo! No, io, ma io col potere del dash faccio qualsiasi cosa. Io con le palle di fra... E mi ha fatto spawnare dall'altra parte. Vai così! No! vabbè. Vabbè. Oh! Basti in pianeti, madonna! Ma questi roteano almeno per cazzi loro. No! No, no, non è vero. Guarda il sole che bello. Ah, che ma se salti dietro. Continuano a... Bravissimo. Ok. Oggi vi siete radunati un po' tutti. Che bello, che bello trovare tutti qui come un'allegra famigliuola. Ma perché Trine... Cosa si fa oggi? Ma perché Trine, amici, tira Trine quando è giocato da noi. Trine. Bravo, amico. Ma che vuoi da me? Hai sentito che ho detto la stessa cosa? Certo. Ok, ok. Ma io sono fatto così. Adesso devo un po' coglione. Pipo. Grazie, fra. Vai. Perché? Ah, mi hai ucciso tu, fra. Come? La nebbia sì, ti ammazza subito. Pipo. Attento.
Esatto. Ah, è la nebbia! Metti una cassa in nome di Dio. L'ho ucciso io, è la nebbia, animale. Sì, no, ma hai ucciso tu perché mi hai messo nella nebbia facendo pipo pipo. Facendo cassa, pipo cassa. Pipo. Porco. Tra i miei annichilisci ogni volta arrivo a ridere tal punto che non riesco a fare cosa? Trattengo io la cassa, vai tranquillo. Su! Oh, togliela. La tolgo. Devi togliere, boss. E adesso ora, però... devo prenderla al volo, vai, forza. Ce la puoi fare tu. Dammi una... Madonna, la palla te la infilo. Cosa pensi che succeda con la palla se fai così? Che si blocchi tra i pianeti. Bravissimo, esatto. Proverò a farla bloccare allora. Aspetta. Fermo, fermo. No, no, un buon piano, tranquillo, tranquillo, tranquillo. Va tutto bene, è un buon piano. Dai, fermo. Rie la vendetta della palla. Bellissimo. Ok, proviamo con la cazzo. Tutto un sogno questo. Aspetta. È vero. Merda, merda. No! Basta ste palle. Voglio una cassa. Una cassa cubica, solida. Caccio, tu non hai capito, io sto ridendo così tanto che sono annichilito, divento stupido. La cassa. Vai giù, non si stacca. Poi non si stacca. Quando incomincia a cadere decide che vuole morire. Vuole andare giù alla mafiosa. Porca troia. Sto qua. Ti ammazzi. No, no, se continui a saltare non vanno giù, perché vanno giù col tuo peso. Lo so. Oh. Guardalo lì, pro player. Grazie, Caccio, della clip. Guarda, lui bilancia i pianeti. È come un dio del nuovo mondo. Ma perché lui fa fisica, giustamente? Porca puttana. Che fa sto puff? Così... C'è così poco anticlimatico. Cioè, così anticlimatico. Il puff che fa alla fine, quando lui si sforza un casino, poi fa... Dai, c'è sto coso che deve ruotare fin da me, su. A posto. Se vuoi metto la corda qua. Sì, grazie. Perché? Perché non ha funzionato, scusami. Salta. Salta. Ok. Andiamo avanti. Ma al contrario va? No, ah, ok, come... qua. No, fra. Scioccato. Come cazzo fa adesso? Col potere lo potrà spostare quello. Lo potrà spostare col potere quello? Fra sta facendo le cal. No, usa il potere per alzarlo. Ma non so se stai sentendo. Fra, ci senti? No. Oh, merda, mi sa che sta laggando. Pronto? Pronto? Sì? Sai che ha bloccato. Senti? Ah, Fra! Sì, vai, Fra! Ti aiuto io! Vai! Che bagatura, professionista! Ah, quel cane! Ma chi è sto cane? Ragazzi, portatemi qua sopra che ci sono i segreti. In testa, perché? Devi sta fermo! Che cazzo vuol dire sta cosa? Boss, mi serve la... Arrivo! Ah! Tirami un po' su, Fra, anche me. Dammi un oggetto. Levati, boss. Vai. Bravissimo. Vai. Aspetta. Sei quasi. Ok. Perfetto. Ma siamo dei pro, amici. Fermo. No, va bene. Dai, combattimento. Alle balappa pera. Alle balappa pappa. Ah. Ah, vai, no, tienila là, io tiro su. Vai. Equilibrio. Vai, qualcuno salga di là. Niente. Porca put... Dimmi. Fermo lì. Vai! Dall'altro, vai dall'altro. Fagli fare quell'altro. Hai ragione anche vai te. Vai a sinistra tu. No, ci andrebbe messa la cassa per bloccarlo.
No, ci andrebbe messo che adesso io metto una cassa sotto, Rila usa per salire e poi fa il ponte di corda a te. Va bene, mi pare... Palle, le odio, le odio. Vedi, le scatole sono molto meglio. Vai, fai la scatola. Boss, porco due. Perché la rotta? Aspetta, tranquillo. Troppo pesa, scusa, troppo pesa. E mo? Levati, staccati. A posto. Bravo, la buggatura potente. La cassa si bugga potentemente. Vai. Fatemi il ponte. Il pendolo. Aspetta. Di Galileo. Aspetta, eh. Non ti muovo. Aspetta, mettilo giù. No, io. Oh, vai, stai calmo. Io la mollo perché questo mi ammazza. Vai sulla scala. Vai. Ok. Ma vaffanculo. La scatola, devi attaccarlo alla scatola. Non posso, è troppo lontano. La porto su. Vai, boss. Cosa stavi facendo? Posso fare questo? Cosa fa? No, per favore, aspetta. No. Aspetta, stai fermo che ti tiro su. Aspetta, a posto. Fatto il ponte. Quello cercavo di fare. No! Perché? Ma perché cosa? Guardalo! Perché chiedi lui? Perché? È staccato la porta. Vabbè. Ma non l'ho staccata io, perché lui mi ha lanciato di sotto e quindi mi si è staccato perché dovevo aggrapparmi al... Aspetta, allora. Ora io questo me lo devo... Stai lì. Lo devo tendere, bravo. Altrimenti non salgo. Ma non serve, ti faccio salire io facendo così. Vabbè, vai, fammi salire. Stai dritto, vai. Intanto, vai, forza. Vai. Il potere della buggatura, te non ci credi abbastanza. Stavolta. Hai ragione. Un altro studente sembra essere stato... Cosa fai? Che stronzo. Aspetta. No. Gufo comanda colore nero. Ma il train era una pietra. Il train è un fusillo, un gioiello. Ok. Due. Un po' più indietro lì. Grazie. Ok. Grazie, Ri. Prego. Cercato di staccarvela all'ultimo. Ok, stavo. Secondo me va premuta con le frecce. Ah, aspetta, fermo. Ok, è fatta. Vedi, funziona sempre. Ma porco due, mi sono fiondato nel vuoto. Sono morto. Ti tiro su, amico mio. Amico del peccato. Amico delle amicizie. Inutile il cazzo. Però. Aia! Siete morti tutti e due. Finito. Ma vacca la bass. Con cosa sto azionando? Va bene. È una finta fisica, non ti preoccupare. Bene, non fai a scoprire le leggi della fisica. Bravo. Aspetta, ti ho la mano. Vai. Appia. Ok. Che palle. Ciao, amici. Scendono le palle. No, sono altri portali, amici. Aspetta, vai, stai lì, Fra, eh. Vai. Merda. Faccio l'ascensore. Aspetta, fermo. Penso io. Vai. Aiuto. Levati. Ok, aspetta. Vai, me la tiri su con la... E io come entro adesso? Devi farmi riandare un pochino giù l'altro. Sì. Un pochino. Salta giù, boss. Ok. Fermo! Su questa la tiro su. Quando... Vai, fermo. Rifermo. Ci può arrivare adesso, vai. Vai. Fai il dash. Non mi chiedete di fare... Oh. Vabbè, c'è il ponte. C'è il ponte di corda. Vai, fidati. Post. Devi spostare i specchi. Che pelle. Che due pelle. Clip addirittura. Poi ce le guardiamo. Ringraziamo Caccio per il suo arduo lavoro. Grazie Caccio Barilla. Ma fammici andare dentro. Mi ci lancio. Guarda, c'è un po' la freccia. Ok, perché più vicino di così non lo posso portare. Però
posso fare questo. Fermo! Ma porco due. Sempre tempestivo e provvidenziale. Sei. Ah, lassù c'è il Cristo di Dio, devi spararci la pa... Ciao, Ri, vai, passa. Devi spararci la palla, lassù. Io devo trovare il modo di passare, però, qui. No. Devi mettere tipo me qua. Però poi devi mettere il portale puntato verso sopra e ci devi sparare la palla così vai. No, dall'altra parte. Io sono la palla, facciamo un roleplay. Vai. Blu. No, non così, non così. Conosco solo questo modo di far girare le palle. Sì, fai fallo così, ma fallo dopo. Ok. Perfetto. Bravo. Mi sto ingegnando per passare. Intanto vedo qualcuno che arriva a corsa. La porta. Ti sposti per favore il Cristo Dio di imbarazzante cosa qui, che poi ce ne andiamo via tutti insieme felici. Cosa devo spostare? Devi spostare il portale che adesso è in verticale in orizzontale. No. 2 ore che architetta. Eccolo. Spostami quello là. No, no. Va bene, no, non va bene. Andava bene quello come prima, quello lì. Fra, no. Sposta, esatto. Ok, e quell'altro portalo, puntalo addosso al muro di rocce. Sì, vai. Quello là. Vai, vai, boss, fai una palla adesso, Fra. Vai, e boss, fai il tuo lavoro. Però... Senza Fra nel mezzo. Però Fra si deve togliere dal molla mezzo. Molla la palla, molla la palla. Siamo troppo pesanti! Vabbè, vado dall'altra parte. No, scusa, ho sbagliato tasto. Ma non ho capito cosa dobbiamo fare. Ma come non è che devi lanciare la palla? Ti ricordi che la palla scaraventata distrugge quelle cose viola? Quindi dobbiamo farla uscire da quello sotto, dici? Allora, il coso rimbalza e viene catapultato in alto la palla. Entra nel portale sopra e parte dal portale sopra. Lo so come si fa perché il boss mi ci ha lanciato, quindi so la traiettoria di quell'affare lì. Ma perché non si muove più questo? Ok. Vai di là, Fra, vediamo un po' se funziona la traiettoria. Posso? Di lì. Ok. Allora, sì, funziona. Vai! No! Ma devi non devi tenerlo, Fra. Oh, che cazzo. Andiamo sopra. Ok, adesso. La scatola. Togliamola. Ok. Fra, vai di là al limite. Aspetta, che dobbiamo far tornare lì. Ah, mi potete fare anche arrivare in successività. Cioè, in successività. Successione, rapida successione. Forza ragazzi, sparatevi. Sparate. Che trick. Dai, vecchia scuola. Dai, vieni. Vai. Allora, ragazzi, andiamo a prendere insieme. Vieni qua dove sono io. Parte, vai. Appunto, esatto, vai. Yeah! Ok, funziona. No, sono cascato. Non no. Per fra. Ho tutto da capo, no? Qui c'è una roba incredibile da fare. Ri, puoi girare, puoi girare punti. I punti li comanda Fra, perché è mago. Sì. E sì, li può girare come gli pare. Lui se li può comandare se ci attacca la corda. Io ho le frecce e i rampini. E qui c'è una capra con un mago, con un cappello da mago. Ah, ma c'è anche... Ah, c'è un mago giallo. Vai. E ci sono... No, no, merda. No. Va bene. È andata bene così. Posso? Mo sali, boss, forza. Sì, salgo. Merda. Oh no. Aspetta. Ah, agganciare, dici? Qualcuno mi può tirare su, per favore? Sì, tirali giù questa cosa. Aspetta. Allora lo faccio io. Vai. Andiamo un po' di corda. Sto pisciando tira corda. Tira giù la cosa, vai. Fra, sei sulla mia corda. Tira giù la cosa, vai. Non posso. Dobbiamo tornare giù tutti e tre. Ma no, ma fammi, alzamela con la magia e buttala di sotto. Vai, togli la corda. No, perché non puoi farlo con la corda? No, ci sei attaccato te indirettamente. Ah, scusa. Alzala con la magia e buttala di sotto. Ah, non ci passa proprio e non la puoi creare di là. Perché non l'avevo già buttata giù? Non la puoi decidere tu dove crearla, vero? Beh, vai di qua, creala mentre sei appeso. No. Va bene.
Ok. Forse non è il migliore. Ok. Ah. Aia! Aspetta che... Troppo corta? No, mille cose. Ok. Fermi! Fermi. Tutte e due. Dovete sei sopra? Fermi. No. Tiro su? Aspetta! Te lo dico io quando. No, tiro giù! Su. No! Il portale! Ah! Entrata nel portale? Scusa, boss, scusa. Prova a fare una roba. Vai. Mettiti dove ti devo far saltare. Qua. Datemi vai. Le scatole. Fermi! Pazzoide! Porco tu! No! Vai! Ma toglielo sto cazzo di portale. Ah, aspetta, riprova, vai. O se no alzaglielo. Ci vuole Afra per questa cosa. Il potere del no, mago. No, ragazzi, sta roba mi ricorda la cosa dei pentoloni. No, 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 per niente. Vi andrebbe di risolvere questo enigma. Ah, ghiacciare, scusa, minchia, scusa. Sì, le mie frecce possono congelare le cose, stanno ferme quando le congelo. Scusa, non lo ricogliamo. Un riccio fotonico. Urrà! Posso bruciare nel sole? Non posso bruciare nel sole. Aiuto! No, anche perché il sole sarebbe a 10.000 gradi Celsius. Se fosse in realtà vicino saremmo tutti bruciati. Beh, fermo. La temperatura del sole è più... La temperatura superficiale del sole è circa 6 milioni. 6 milioni di gradi Celsius. Mi dispiace. Kelvin, ma siamo lì. Lezione con Zucconi non è andata molto. C'è un... Un avvertimento non ci avrebbe bastato. C'è un 273 di differenza, ma a parte quello... Ah, sì, giusto. Andiamo. Space mission, forza. Portalo su. No, no, andiamo su. Andiamo su. Tiramela. Non posso tirarla su. Ah, se già. Ci state voi sopra. Vai, sali sopra il mio scudo. Ti ricordi? Ma non ci fare... arrivo mai. Non ci arrivo. Che palle, ci sono arrivato. No, però ti faccio saltare. Vai sul mio scudo. Fermi. Basta che me la metti lassù e io riesco a buggarmi fino là sopra. Ci sto provando. Ah, c'è una corda. Aspetta, ce l'ho fatta. Ragazzi, cosa è successo al pianeta? Va bene, ciao. Quale pianeta? Ah, devi allinearli il posto giusto. Mi sa che sblocchi una roba. No, l'ho già fatto. Abbiamo già abbiamo fatto. Aperto la porta. Vai, caccio. Buona cena. Che cazzo. Prego. Che bordello posso fare con un personaggio solo? No, spostami. Cazzo. Ma porco due. Ah, ho fatto una... No! Ho capito. Ho capito. Quindi posso congelare la cosa e scongelarla a piacere. Sbaglio tasti, scusate amici, non preoccupatevi, non voglio cambiare personaggio. Ok. Ok, e poi posso fare... Siete sopra? Sì. Sì. Ok, adesso cambio di nuovo, andate sopra. Più su che potete. Ok. E siamo fuori. Bene, adesso mi dovete salvare. Come? Con una mano invisibile. Con una mano invisibile. Aspetta. Aspetta. Vai. Ah, ma sei bravissimo tu. Pensavo di lanciarci qualcosa contro, ma effettivamente. Ok, a posto. Oh, finalmente una roba con cui aggrapparsi. Oh, secondo me comunque è troppo rosso. Però. Da una troia. Comunque, cioè, fateci caso, come tre in quattro sia una spanna sopra tutti e tre i tre in precedente, proprio, ma di tanto. Ri? Sì? Cosa fai con quella cassa? Sto portando a fare una cosa. Ho creato un ponte. Dicevo, un ponte. Sì, tra i pianeti. E...
Vedi, è un po' instabile ancora. Vedi che la materia non è ancora del tutto stabilizzata. Guarda un attimo. Però l'attacco l'ultimo. Ah, l'ultimo cavo volevo attaccare. Ok, prego. Ok, sei troppo grasso. Non è colpa mia, mi hanno sviluppato così. Gira, gira, gira. Senti, hai sviluppato tu, ma un problema con il cibo. No, no, no. Bravo. Ce la fai far fare a questa cassa torcinello intorno alla luna più alta? Sì, vabbè, ma tu mi chiedi la luna. Ottana troia. Posso fare? Ori! Ok. Aspetta, faccio un bel nodo scorsoio. No! Ma togliti dalle balle che me lo controllo. Me lo controllo. Togliti dalle balle. Sono tolto io. Sì, sì, era, me lo ridicevo perché non l'ho detto apposta, ma sembrava. Ok, adesso attacco un'altra alla cassa. Piacerebbe sapere lei dove le caccia tutte quelle corde, però. Ma è sempre la stessa, la tira indietro. Sì, sì. Sentite, facciamo una cosa. Vi aggrappate qua. Ora, ora, fate una cosa. Aspetta. Usate sta cosa, andate là. Vieni, vieni con me, boss. Bravo, ok. No, adesso vai dall'altra parte, esatto. Anche tu, Fra. Ok, è troppo, scusa. Vai sopra e poi lo stacco. Devo saltare e poi no, devo fermare. Ok, e adesso io vado sopra là e vi tendo una cassa. E tutto. Va bene. Vai. Va bene, sei sicuro di questa cosa? Funziona sempre. Funziona sempre. La vedi? La vedi? Non riesco a prenderla, mi vuole prendere a tutti i costi. No! Ok. Aspetta, ok. No. No! Bello che non mi fa scegliere il cristo. Ok. Da un po' di... No! Ok, sì. Ok. Vai. Tira su. Vai. Tira. A posto. Magia! Madonna, go. No! Servivano per l'enigma mortale. Perché? Da, Ale. Da, Ale. Sono va. Tutti legati allo stronzo là sopra. Ah no, tutti loro li fanno da scudo. Questo non dà più fastidio per un po'. Bruciato vivo così. Cattivissimo. Vai, vai, rifallo. Del ghiaccio. Rifallo. Oh no. A posto. Vai. Mi sono buggato stamattina. Vai, passate. No, sì. Vai. A posto. Mi piace tornare all'Accademia Astrale di tanto in tanto. Ah, che ma che cazzo di posto è questo? Ma guarda che bello che è l'Accademia Astrale di tanto in tanto. È troppo bellino comunque. Oltre al danno la beffa, sto preparando astrofisica. Fate il... fai il culo, il culone qua. Bravo, fai il culone. Qua. Ci ho già provato. No, no, quello sono io. Esatto. Ah, aspetta. Niente, questo non è risolvibile. Non ce la possiamo fare. No, devi lanciare il ghiaccio e il fuoco là sopra. Dove c'è il ghiaccio? È del ghiaccio da qualche parte. Qua sopra il telescopio. È ghiaccio o una nuvola? È ghiaccio questo? Non sembra una nuvola. Se è ghiaccio sono veramente stronzi. No, è una nuvola. No, è una nuvola. Ok. Ok. Sì, ok, Totcafra. Vai. Con la trave comunque. Togliti, non Edo, posso, che gli fai peso. Non posso. Togliti, Edo. Togliti. Ah, ok, facile. Ma dove come che devo... Ah, ok. Passare lì. Posto. I poteri delle trave di qua. Non è neanche consapevole.
il suo potenziale. Ah, tiramelo su, tiramelo su. Ah, giusto. Porca puttana, calmo. Non ce la faccio sempre, ce la faccio a periodi. Grande. Io mi infilerei nel portone. Mi serve un po' di corda, per cortesia. Ah, ma sei finito? Ma non è passato? Ah. No. Ma sono passato! Ma non farlo. Amici, sono passato, non so come. Grazie. Sempre sul limite del pericolo. Dai! Ma come cazzo hai fatto a fare quel salto assurdo? Quando lì su, ecco, non devi subito buttarti in... Ah, già te non ce l'hai il dash, niente. Dovete avvicinarvi quello viola. Però puoi muoverli. E allora sì, sei un po' stronzo. Sono uno stronzo io, sì, sì. Me lo metti? No, avvicinalo. Lo giri per favore, ok. Ok. Ma l'hai girato tu, no? Sì, sì, l'ho girata io. Ha tirato giù questa piattaforma qui. Ma prima era... Vabbè, è l'ora delle casse. Sei sicuro? Non ci passa. Vabbè, non c'è altro modo. Cioè, non che io... Ma perché ogni tanto partono? Ma non è fisica quella... Ah, non è un balconcino. No. Allora bisogna andare. Ok, ma ora ho capito. Che salto incredibile. Vabbè. Ah, è la cassa! Sì, è la cassa, ragazzi. Vai, butta giù e saltiamo sopra. Ah, ok. No! Vabbè, si prova. Dai corda. No! Ma quanto ondula? Ma perché così tanto? Madonna. Se i portali... guardano in su, non c'è la cosa che li porta in su. Guarda che aumenta l'inerzia, non diminuisce. Ma in su cosa, Chris? Scusami. Tirami giù! In su no, dovevi portare... Vabbè, capito te. No. Ma oggi sono un po' lento. Oh, madonna, fa malissimo sta roba. Ah, ma questo ti schiacciava, lo voglio fare. No, ancora. No, spostati. Praticamente bisogna... Ah, ma certo, boss. Ma certo, ma ci penso io. Vai. Mi sacrificherò io per voi. C'è dei bastardi. Aspetta, però, penso io. Vai! Lasciateli fare che salgo più in cima. A posto! No. Vai! Aspetta. Lo dico io. Che vai. Gesti che ho visto fare. Bella! Aspetta. No! Vai! No! Porca troia! Te e tu madre! Ok. Questa fra la deve spostare. Sì. Ma permette... aspetta. Che bel gioco. Questo è un capolavoro. Ed è solo il DLC. Immaginate il gioco completo. Lanciare... Mi sa che la devi far lanciare a boss. Sì. Però se ci salite sopra non posso. Ok. Ah, vai! Posso... Ah! Fermo, devi stare fermo! Ma è tipo calamitato? No, è l'attrito che fa tutto. Vai! No, non credo. Grazie. Aspetta, ritirala su! Ti aiuto io, ritirala su! Si fa come prima! Sì. Vai! Ci passo da lì! Vai, ti aiuto io! Sì. Vai! Fermo! Devo trovare un modo... Rispediamola a casa sua! Veniva la cassa sotto perché dovevo arrivarci. Che le piattaforme siano fisiche soltanto per noi è una stronzata. È veramente no! Una stronzata. Sono morto, amici. No, sono salito. Come? Sono salito come? Eh sì, Jack, è un bellissimo gioco. È il DLC, immaginati il gioco completo com'è clamoroso. Mo?
Ho preso una facciata troppo forte contro. Ah, ma ci sono i ponti. Qui serve l'amico con la fiamma. Oh no. Allora, dove devo spararlo? Ok. Vai, mettilo dalla parte opposta. Esatto. E poi mi sa che l'altro devi spostare. Devi mettere... Esattamente, Cree. È un misto tra un platform e enigmi ambientali. Di nuovo nello stesso. Però è rottissimo. Perfetto. Prova a spostarlo dopo. Esatto. Ora, nice. Cree, il quarto è quello un pochettino più rodato. Però i primi due erano veramente rottissimi come giochi. Non funzionava niente, il netcode era un macello. I bug erano perenni, la fisica era tutta sballata. Grazie. Ah! La fisica sballata mi immagino tipo... Lo so cosa ti immagini, non no, è tanto capito, lontano sì. dalla realtà. Ok. Diciamo che lì... Ghiaccio e fuoco. Diciamo che al... è nei dintorni dell'università che ho imparato a riconoscere una... un certo odore. Capito. Beh sì, quello è normale, penso che... Eh sì. Cassa. Volevo risolvere tutto. Scusate un attimo, mi accendo il ventilatore perché mi sto per ammazzare. Lo so. Dal caldo e per finta. No! Fra, vaffanculo. Ma cosa? Però posso usarlo per tirarmi su. Vai. No, non... Salta, boss, salta. Ah, bravo. Aspetta, vai. No, la cassa, ok. Ma la mia cassa? Vai, rimettercela. Porco due, la palla, non la voglio. Voglio la cassa. Io lo volevo già prendere su Switch questi giochi, ma poi non sapevo se mi sarebbe piaciuto. E quindi sono stato... No, 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 allora, Chris, poi comprati i primi tre nel bundle, che costa veramente pochissimo. Tipo, con 12 euro c'è tutti i primi tre giochi. E poi questo lo trovi anche questo a un pochettino più alto, che è quello più recente, però guardate. È economico sempre. Io ti consiglio di giocare in ordine cronologico, perché vai a capire lo sviluppo che c'è stato nella saga. Vai. Trine è un gioco che consiglieremo sempre a tutti. Sempre. Sì. Molto divertente. Ma secondo me, Fra, guarda un po'. Fermi. Devi mettere i pianeti nei cerchi qua. Me lo sciogli questo, per favore. Tanto Ri vuole cambiare personaggio ogni tanto. Ma perché sbaglio, voglio cambiare munizioni. Ah! Segreto? Eh sì. Sì. Ah, ci dobbiamo pure sbattere. Ahimè, ahimè. Bravo, che qui ti ci fai le risate, devi veramente. Devi portarlo là sopra. Ma se spari a quello sotto? Hai ragione, sono un coglione io. mo torniamo indietro. Cassa. Cassa, c'è un portiere là sopra. Ah, è vero, orca puttana. Non ci passo. Te la risolvo io. Bravo, boss. Vai. Stavi veramente per farla. La piccola chiave presenta tracce di farina ovunque. La piccola chiave presenta tracce di farina ovunque. Andiamo via da sto posto di merda. Ma mi cagate qui? E torni indietro normalmente. Credo infatti che questo qua c'ha anche il gioco in locale con lo split screen, ma non sono sicuro. Ma con la Switch sicuramente c'è il multiplayer. Non puoi giocare con tuo fratello. Molto... Ah, che bellino che è. E questo è l'auditorium. E allora sì, se lo fai con la tua famiglia, guarda, è molto divertente. Sì. Secondo me vi divertite. Per tre giocatori al massimo. Vi ammazzate, sì, però. Infatti. Ma questa chi è? Non ve li ricordate? Sono i personaggi di... sono i personaggi di Nine Parts. Sì, sì. La responsabile si nasconde nel sogno di una studentessa. Entrare nei sogni della gente! Sì! Il portale vi condurrà da della studentessa. Non correte rischi, dato che questo non vi trovate qui per davvero. Ma qual era quel... Capisco.
Qual era il train che c'aveva quel livello fatto tipo in Borderland? Con tipo Borderland. Borderland. Sì. Il tre. Terzo. Compiere atti eroici pure in sogno. Un bigoglione. Perché voglio rubare le cose alle persone? I nostri valorosi eroi del train si trovarono in una situazione bizzarra. Posso, ma tutti si è aumentato le caratteristiche o erano già aumentate? Di un'estranea. Ha già aumentate? Ah sì? Ah, so che dite allora. In scambio culturale all'accademia. Nel sogno di Ghisla non c'era nulla che ricordasse l'accademia, né tantomeno Alcyon, la sua mistica terra natia. La sua fantasia l'aveva portata in un mondo vivido e luminoso, colmo di avventura sì, e, strano a dirsi, divertimento. Ma c'è sempre avuto delle colonne sonore interessanti? I pirati ci sono? Non l'hai vista la nave nel sogno? Non posso credere, è vero. Ho saltato l'esame di pozioni per una caccia al tesoro. Ma perché questo è quello che entra nelle, nelle teste dell'usignolo col marittimo che si gira e fa la canzoncina? Questo sogno. La Madonna. Una studentessa dell'accademia? Simpatica questa ragazza. Accetterai volentieri una caccia al tesoro pirata? L'ho detto io? Sì. È brava Zoya, gli piace proprio le cacce al tesoro pirata ogni tanto. Io capito, è brava Zoccola. Puttano. Oh, una cacciata stare. Dovete stare fermi. Oh, bella, bravissimo. Che tricks, guarda che roba, guarda che roba, andiamo. Bravissimo. Mi rendi sempre più fiero di te. Ma quello lassù non lo prendiamo? No! Cassa? Ciao Jack, alla prossima. Ciao oh, bello, buonanotte. Ciao, buonanotte. Porca di che la butta. Quindi sei perfetto. Fermo! Stacchi la corda. Sì, hai staccato la corda. Eh no, l'ha staccata il boss, non l'ha staccata io. Ah, questi lo spaccano. Il avvelenato. È anche rompecoglione però. Ah, posso mettere un volo. Scusa, scusami, è un esperimento al volo sulla fisica del gioco. Puoi venire. Poi salta un attimo sul mio scudo. Stai fermo. Ah, ok, non va. Cosa? Pensavo di fare il doppio salto con voi. Cioè, comunque. Ma se vuoi. Orco 2. Dicevo, se vuoi una cassa dall'altra parte, guarda che te la metti. Tieni ferme quelle dita un attimo, per cortesia. Che prende la facciata troppo forte contro la. Devi stare fermo. Madonna, compulsivo. Ok, provo il monastero, vai. Niente, no, proprio sparisce nell'etere subito. Però possiamo fare questo. Questo dovrebbe darti il tempo di attaccare il boss. Sei un maniaco ammazzato. Che cazzo che è spawnato qui, quindi culo! Ti metto questa nel veleno. Ah no. Ah, non è che se si ammazza fra arriva anche lui di qua? Ci stavo pensando, ma dovevo morire. Sbagliato. Ma sì, porto delle cose fra. Un barile. Fanne buon uso. Skater che sei. Come faccio ad andare dall'altra parte io mo? Prova. Prova a fare una. Devo aiutarti io. Mettimi una cassa lì dove sei tu. Anzi, no, c'è il coso. Ah, ma a me va a far tornare qua. Fantastico. Devi fare. Boss? Andiamo, fra. Come andiamo? Vieni qua, tranquillo. Okay. Fai il ponte di corda sotto. Esatto, vai. Guarda lì. Ok, vai. Attaccalo alla cassa, puoi salire anche tu. Ah, non mi ricordavo che potevo fare due collegamenti. Aspetta un attimo, un test. Okay. Boss, andiamo di sotto se continui così. Ben gentile. Ben gentile!
Che pelo. Posso controllarlo. Ah sì? Eh sì. Ma digli di star fermo allora mentre prendo i tesori da solo. Chi è la bestia di Satana? Perdonatemi che ho fatto sta cosa. È il boss che mi c'ha, ma proprio schiacciato con una cattiveria. Scusami, non pensavo questa reazione esagitata del gioco. Oh no, si sta compenetrando. Scusami, sta kill. Lo sblocco io. No, mettimi la cassa. No, fermo. Ah! Perché la cassa ci va da su. È troppo piccola. Era Dart Squared? Ci leggo bene. Non lo conosco, credo. Attento, boss, ti fai del male. No, guarda, non mi fa danno se faccio così, vedi? Allora togliti. Ci penso io! E mo? E corda! Devi muovere. No, ci ammazziamo tutti quanti. Riprova. Madonna te la compulsione. Ah! Aspetta, dopo vabbè, me lo cerco qui allora. È quello ti chiedevo di fare. Allora. Ma sta attaccata come la cassa. Però, a parte che non ci facciamo un cazzo con sti cosi perché abbiamo già tutto al massimo. È vero. Oh no. Ok, grazie. Ah, c'è una. C'è un. Vabbè. Tutto blocchetto. Ah no! Sei morto? Sì. Io vi sciotto con le casse! Lo capite che vi sciotto io con le casse? E le palle. Capitano, vabbè. Ascoltate! Rumori di battaglia in lontananza. Oh no! Ah, citazioni di Rod Stanley. Oh! Che ci provino? Quei furfanti dovranno fare i conti con la mia magia. Ferma! Non siamo degli orribili pirati. Siamo qui per aiutarti. Ti siamo dei pirati belli. No, devo rimettere davanti a... Cos'è? Non può sentirci, dobbiamo avvicinarci. Come si mira di merda col tempo. Ma comunque serve un po' di fuoco. Ma il fuoco non funziona un cazzo, forse è ghiaccio a sto punto. No, c'è il coso. Orco. Il ghiaccio è l'unica cosa che. Ma c'è una roba qui. Ah, vaffanculo. Madonna. Bravissimo. Ma era perfetto. L'hai anche preso. Ah. Ma quando doveva pagare? Quando gli pare a lui. No, perché? Dici a me. Vai. Ma poi sono morto laggiù. Ah no, pensavo mi facesse. Okay. No, Fra! Come sono morto? Ma perché? Cos'è sta cosa? Perché c'è in mezzo sta cosa? Ah, grazie. Devi ripremerlo. Lo so, stavo guardando una roba. Fra! Arcamina! Che non fa? Non l'avete visto. Fra, che stai facendo? Me lo alzi, questo, per favore. Sì, te lo alzo, guarda. Vai. Ora. Calma. E se sta. E riattaccalo adesso. Riprendi. E non posso. Guarda. Così, guarda. Riprendi col corpo. Perché devi farlo con le scatole? Non ho capito. Posso premere col corpo? Sì. Sì, appena fa. Riprendilo, Fra. Grazie. Vai, ora tiralo su. Sì, lo tiro su. Ma non lo tiri su con la magia? No, lo tiro su premendo. Ma c'ha lo stesso cazzo di aura che c'hai quando. Aspetta! Ma devo congelarlo quando è sopra. Ma vabbè. Sì, è vero. Oppure devo congelare io il bottone. Sarebbe anche intelligente quello. Le ruote! No. C'è un l'hai problema. L'hai bugato? Cosa cazzo è successo? Congelalo. Ok, vi porto la info. Orco 2. Vabbè. Alzalo.
Non posso. Devi... Devi... Serve un po' di fuoco lì. È congelato. Ora vedi, torna indietro questo. Quando arriva in fondo... Vabbè, anche ok, posso congelare anche questo, quindi è facile. Allora, sì. Ok. Vai. Buggato l'ercio marcio. Sparai... No! Voglio esserci anch'io, vai, schiaccia. Mamma, devi... Devi fare il contraccolpo. Poi. Vai. Così, bravo. Schiaccia. Vai, schiaccia. L'ho fatto. L'ho pure tirata. La freccia era quella di fuoco. Porco. Facciamo semplicemente così. Ce la fai, dici tu, a prenderlo in quel tempo? Nel tempo che impiega a cadere? No. Ah, fuoco mi serve. Era fuoco, di ghiaccio. Però... Ma se faccio direttamente col fuoco, vinciamo direttamente, cioè non serve un cazzo. So. Questo era un po' troppo in alto. Ah, prova. Posto. Proprio in basso? Ah, ok. Sinistro? Ma come l'avevi messa la prima volta? Andava benissimo. Ho sbagliato io la freccia, perché ho tirato quella di ghiaccio. E non mi ricordo come l'avevo messa. Ah, lo scudo dai via le frecce, vaffanculo. È vero, boss. È vero. Mi ero scordato completamente. Vai, ci sei? Vai. c'è un problema. Aspetta. No, c'è un... Bravo, boss. Provaci un'altra volta. È sempre lo stesso problema. Allora, va fatto così. Sì. Poi così. Sì. Vai, fuoco, 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 fuoco. No, non avete capito il pannello. A posto. Come? Non lo so. C'è il pannello chiuso. Fra, non lo so. Vabbè, è fatta. Ma tutto sto tempo, per niente, potevi sparargli a pannello chiuso. Il boss, no, no, ci ho già sparato più volte a pannello chiuso, non ha funzionato. Il boss ha detto che funzionava, ha funzionato, tipo gli orchi con le armi. Ma tutto sto casino. Spara al bottone. Sì. Oh. Vabbè, ma vaffanculo, che gioco. Vai, salta. Gioco meraviglioso. Dai, cassa. Bravissimo, bravissimo. Problemi di prospettiva, minchia. Cassa. Il boss è la logica del gioco. È vero. No. Merda! Che cazzo? Pensavo fosse il prato verde. Sono passato. Il mio prato verde, Gandalf. Hai visto il mio prato verde? Prato verde, Gandalf. Chiuso. Ma no, che delusione. Ah, è chiuso. L'ho schiuso adesso. L'ho anche sputtanato per sempre. No, 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 non è detto. Ma ci sono queste due radici messe convenzionalmente. Cosa ho visto arrivare? Io posso farlo passare sopra. Tu sei un mago della fatturia, comunque. Dai, salta sopra! Salta sopra! No. Me l'hai spostato un attimino troppo indietro. Bravo, boss. Ghislain era abile nell'erbologia e nelle magie curative. Sì, sì, poteva anche nel tirare fulmini in testa agli altri. Non so se te la ricordi. Che il suo sogno prevedesse una caccia al tesoro. È lei. Forse è vero, è lei. Quella maledetta col mantello verde, è lei. Aiuto! Ha creato una cassa nel... Dovete stare fermi. Ah! Oh no! Oh no! Oh, oh. Sì, tartaruga, sì. Che bello, la tartaruga. Vai, vai, apritemi, 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 quindi boss. Pontius, Pontius, no, Pontius, c'era la culata.
Scusa boss, devo sincer... Dai, fermo! Ok, allora aspetta, fai una roba boss. Che cazzo ci fa una palla di qua? Tira su boss. Propò? Propò? Va, andiamo. Oh no, oh no! Dobbiamo essere insieme? Dobbiamo Vai. Essere insieme? Vado! No. Tieniti pronto! Fra, porco due. Però t'ho fatto passare, dai. T'ho fatto passare. Ma sa che muoio, probabilmente. Ok. Ho già risolto l'enigma, ma prima bisogna combattere. Ammazzati, Fra. Spawni direttamente da noi a questo punto. Non credo, sai. Credo. Perché mi dice questo gioco si può giocare in 4? No, 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 questo gioco è solo a massimo di 3. Aspetta, ti controllo. Ti è un massimo di 3. Cazzo, perché funziona così? Bestia, l'ostia ha buggato l'ercio. Fra, ammazzati, fai prima. Non spawna qui da noi. No? Neanche se muore sotto l'acqua. Ti spawna davanti a me. Ma se io dico che la logica adesso vuole che lui spawni qui. Fra, ammazzati sotto l'acqua. Beh, vabbè. Ma sotto l'acqua ci mette meglio. Non c'è un burrone. No, non c'è un burrone. Aspettammo. Bastava, Rick, che tu legassi. Ma lo sentite? Sì. Poi guardate l'immagine in alto. Niente, la risposta non ha funzionato. Impossibile, impossibile, non è possibile sta cosa. L'hanno baciata sta cosa. Subito. Ma secondo me è un errore di Nintendo allora. Sì, 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 sì. Nintendo? Ma che Nintendo può sbagliare? Porco. Rimi, serve una mano da te. Non ce la posso fare da solo. Ok, vai, aiutami. Cioè, aiutami a venire di là. Porca puttana. Tu non hai idea di quanto è difficile. Ci sono. Allora, io te lo devo tirare. Porco due. Io te lo devo tirare su, tu devi legarlo a qualcosa, perché... Sì, te mi devi anche togliere dalle palle sta casa. Ok. Tanto io aspetto. Posso fare altro. Ok, tu tiramelo su. Ma come? 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 Beh, con la cassa, come facevi prima, no? Sta bravo, perché... Niente, porco lontano. Due. Scusa. Adesso toglimi sta... cosa. Ok, la metto alla palla. Bravo, ho visto. Ah, non posso attaccarci alle palle, è vero? Sì, puoi attaccarci alle palle. Ah, allora bene, una volta alzata, anzi prima alziamo. Sono sulla corda lì. No, deve essere per forza un errore, che non è possibile. Io li veramente apprezzo, ma... Se collaborassi, penso che riuscissi a... Cosa devo fare? Una cassa, fai attrito, come mi hai tirato tu prima a me. Oddio. Forse c'è tipo un PvP? No, non c'è il PvP. È solo story driven. Aspetta, Porca puttana! Porca di quella troia! È più frustrante che tu non hai. Capisci perché non lo volevo fare? Perché è stato un caso. Oddio mio. E io come cazzo faccio? Fermo, salta giù dalla cassa e tira su lui. Vai, vai, tira. Tira, signora, tira. Oh, basta. Ma ok, aspetta, forse...
Ma perché? No, ma anche qui c'è scritto 4 giocatori, ma non è vero. Magari uno fa... Sto tirando più forte che posso. Prova a infilarti sotto, magari c'è un... No, giocatori 4 c'è scritto, com'è possibile? Aspetta. Porco di Satana! No. No, ti posso assicurare che comunque la modalità storia è solo con 3 giocatori. Come va, amici? Boss, devi tornare di qua anche te, non so se hai capito. Eh no, se non me lo dite. Ah, ho capito. E non posso, ho c'è... Ho capito. Ho la strada bloccata. Sì, lo so, boss. Grazie. Troviamo il modo di aprirtela. Vai, aprila. Se no... Aspetta, fra, ci sono. Sì. Idea geniale. Aspetta. Se serve che la cassa, che la palla sia più vicino, ti ce la porto io. No, sì, me la avvicini. Boss, te ne vai da lì? Ti togli da sopra lì? Di quel cazzo andava benissimo. Vabbè, portamela qua. Devo girarla attorno al coso, il baccato batacchio lassù. Come il controller non collegato? Se ho scaricate le pile, arrivo subito. Me lo tiri su e io ci vado. Ok, le pile. Ok. Ah, però è legata al cubo e alla cosa. Ora è legato solo alla cosa. Aspetta, ma se io la palla... Fermo. Se io la palla te la metto qua. Sarebbe proprio la cosa da farsi. Però non lo fa a comando. Fa come quando cazzo vuole lui. Mi togli sta cassa. Sì. Ok. Tante frecce che volano, Dio mio. Oh! Ok, molla. Dai. Perfetto, andiamo. Porca di quella troia, porri. 3 ore per una cosa così stupida. E questo che non ci ha voluto aiutare. Toh. Vai, c'è la battaglia adesso. Vai. Non sta partendo però, come mai? Ah, mi sa perché ho per... Ah, no, ok. Ma questo è... Ma è corne... È fortissimo, amici, Ma insomma... Te lo so dire, Kree. Noi abbiamo sempre saputo. Grazie, che il train è da 4. Ed è da 3. Beh, si chiama train. I personaggi sono al massimo 3. Non ci sarebbe proprio un quarto personaggio. Sarebbe una copia. Ma scusa, quindi... Come lo felliamo? Bravo. Mi sa che gli devi far fare la cosa che deve fare, quindi mollalo. Ok. Vai. Ah, gli puoi strappare via i pezzi. No, se li devi strappare da solo. Bella mira. Aspetta, scusate, eh. Fermo lì. Che figlio di madonna. Vai boss. Niente. Vai, dobbiamo... Così almeno ci siamo da tutte e due le parti. Oh, culo, t'ho preso, bastardo. Andiamogliene. Via da qui. Da questo sogno. Non siete stati invitati e vi siete trattenuti fin troppo a lungo. Ah, il tasto. No. Bellissimo. Mi viene da fare una battuta molto brutta, ma... Intrusion era tipo il nome degli zombie di Game of Thrones. Ma quelli erano gli estranei. Le palle! State fermi, vola tutto! Fermi! Aspetta, idea! Ok! Ah! Vai! No! Pontius! Mi distruggete la corda, per cortesia? No, aspetta. No, ti devi fidare. Vieni qua, boss, vieni qua. Vieni qua, okay. Che sono io.
Metti lo scudo in alto. No. Che merda. Che merda, c'ero quasi, c'ero. Ma che cazzo volete fare? Basta. Ma c'è un segreto qua su, voglio vedere che cazzo è. Chi se frega di segreto? Ma io a me frega. Boss, guarda. Cosa vuoi che faccia? Vai, andiamo. Bravo. Bravissimo. Oh, dovete smetterla di infastidirmi. Basta, tolgo tutto, basta. Allora, uno. Porco due. Ma porca puttana. Due. Adesso. Tre. Porca di quella forgiato. Mi ne batte da sopra la mia asta. Aspetta, un'idea. Via dalla mia porca asta. Madosca. S'accoppia con le mazze. Ok. Più là, no, più, più a destra. Togli. Vai. Vai, vai, vai. Ok. Ma a me non funziona però. Eh no, io no. Ti tiro su con l'ascensore. Cazzo di merda. No, ciao. Vieni. Oh, oh, cannone qua dentro. Ah! No, c'ero quasi. Era bellissimo. Fermo, posso. Fermo, devi fermo, rimettere fermo. La palla. Vai, spara. E non posso. Sì. Vai di nuovo. No. Mettigli una palla, sì. Vai. Salta lì. Ah, è congelato per qualche motivo. No, perché il boss c'ha il culo che congela, mi sa, sai. No, dobbiamo vai. Bagatissimo. A posto. Che c'è la culla del caos? Vai. No! Arca di quella troia. No. L'ho bloccato qui senza di voi. Oh, perché? Dai, dai, dai mago. A posto. Okay. Grande mago. E mi è finito nel buco la prima volta. Non so perché. Ah! Devi trovare il modo di schiaffarci. Vi fate male, vi fate male. Topolino! Mi mangio la bombetta! Uste come gira, uste come gira. Top! Bravissimo! Tua scelta. Fagli sparare una palla da qua. Fagli sparare una palla da qua. Vai, boss. Riproviamo. Devi mollare. Ehi! Permesso. Grazie. Vai, te la lascio. Boss. Bisogna coordinarci. Ah, 3, 2, 1, ora! Fa le finte, fa. Mollala ora, fra. Mollala. Mollala. Posto. Oh. Ma io. Vabbè. Mettimi una roba. Porca di quella putena. Ok. Devi stare fermo. Posta. Era sempre sta tattica. Voi non l'avete capito. Vieni qua. Quella tua cazzo di sopra. Me la cavo da solo. Me la cavo. È no! È una trave. Porco duro. Non puoi creare una qua. Adesso mi devo andare a cagare però. Vai. Fermo. Ok. Tira compulsiva. Vai. Ok, due coglioni però. Questo è il combattimento finale come minimo.
scusate. No, dai. Sono di ghiaccio, non gli faccio un cazzo. Vabbè, non con le frecce di ghiaccio. Ma porca troppo. Difenditi, boss, difenditi. Ma vai a cacare, c'hai lo scudo, boss, usalo. Ci hanno fregato tutti quanti. Vabbè, siamo già qua. Io posso isolare quello tosto mentre voi fate fuori gli altri tre. Ok, vai, facciamo. Devi venire un po' più avanti però. E non ci vedo, sta ancora caricando da me. Ah, ok. Dai. Momenti. Si è buggato tutto. Ok. Ah, ce ne sono altri. Ah, è vero che si sciottano questi, ma devi usare lui. Ok, fatto, vai. Mi ho dato poco. E devi lasciarli. Ah. Ma non gli faccio un cazzo con le frecce, pensavo di non prenderlo, ma non gli faccio proprio un cazzo. No, secondo me sei morto lì sopra. No, devi tirare su questo, fra. Ah, già. Devi tirarlo su. Vai. No, non funziona. Devi mettercelo per traverso, mi sa. Una scatola direttamente. Sì, è fatto proprio a forma di scatola, direi. Per fare cosa? Ecco, cosa? Mollalo, lasciala lì. Mm-hmm. Stia un po' i piedi e poi prova a tirarlo su. No, se la tiro su, la tiro su, però si stacca dal... No, non si stacca, guarda. Staccati, stacca dalla corda. Ma perché io tiro su... Ma lo vedi che io tiro su tutto insieme, però? Mi sa che sei buggato. Ma che movimento che fa, tra l'altro. Lasciamelo fare, che lo sto facendo pian pianino, ci metto un po'. Non credo. Sì. Facciamo così. Vai! No. Aspetta. Ce l'ho. Rin. Vai, mettici sotto qualcosa quando tiro su. Porca troia! Una trave, tipo. Che è sottile. Ma non serve una trave, ci vuole qualcosa che lo tenga su. Ma no, poi aspetta, puoi tirarla su la trave una volta che è su. A posto! Vai, perfetto, a posto. Oh no! E questo sono abbastanza sicuro. Oh no, amici! Amici, ok. Boss fight. Ormai la cosa sta degenerando. Ora devo andare. Ah. A casa, mi aspettano. Ah, ma siamo sott'acqua. Siamo sott'acqua, ma camminiamo come se non fosse. Vabbè, un sogno. Vai. No, ancora, scusami. No, la possiamo fare. Calmo. Vai. Un po' più avanti, boss. Sono bloccato. Lo so. Ma ci passa così, eh. Vai. No, non ci passa. Ma poi deve tirare su quell'altro, quello è il problema. Lui deve stare fuori. Togliti, boss. Mettiti sotto. Vai. Anche l'altro però, eh. Eh sì, ce n'era ancora uno. Ancora? Se li congelo tutti e due. Vai. No, non posso. Posso? E poi che cazzo facciamo? No, devi aprire l'altro. Esatto. No, merda, è troppo in qua. Riaprimelo. Vado? Sì. Ma perché non mi fa passare? Aspetta. Perché l'ha impacciato, c'è il boss in mezzo. Oh no. Impacciato tra un livello e l'altro, che è sta roba? Ma prima ha funzionato. Spostiamo la cassa e mettiamola sotto come vogliono che facciamo. Ah, perché stavolta vogliono che lo facciamo, quindi l'hanno pensata bene. Vai, te la spingo io. No. Credo mai, però... Sì, vai. Ok. No. Oh, proprio schivata,
non c'è un problema. Tira su. Oh, ok, la tengo. Ce la fai con le frecce a... Ok. Vai, frate, intanto passa. Merda. Spostaci la cassa. Non posso finché ci state attaccati. Non posso proprio in generale. Aspetta, scusate, voglio fare un tentativo. Bella merda questa. Voglio fare un tentativo. Levate sta cassa da qua. Magari. Buona, tira su tutte e due, lì. Che tanto è quello che voglio provare io. Ma è che si è buggato, però non... Tirai un bel mazziatone. Un bel felliatone, boss. Un colpo. Un bel... Ci ha provato. Staccagnone colpo di scudo fabbricone, boss. Sparala, non puoi. Con piano piano sta andando, eh. E io intanto schiaccio anche tutti i cosi. Niente, sta tornando indietro. Vai. Ah! Ok. Cazzo, ci siete buggato tutto, amici. Ok, aspettate. Voglio provare a metterci una trave lassù. Ok, fermo. Non fate niente. Vai. Ancora l'altro? Ma si bugga in maniera prepotente. No, ancora. Mi sa che non è fatto... Vai, ancora. Ok. No, merda. Amici! Che bastardi. Merda. Vabbè. Fermo. Ancora uno, metto quell'altro, No. Sbagliato. Ok, e poi quell'altro. Ci sono, A posto! Yeah. Via! Non ci sto credendo. Oh, sento. La madonna. What is going on? Ah. La catena del... Una troia. No. Fermo. Poste due. E metti un oggetto. Più in alto e meno a destra. Non serve l'altezza da sfruttare per... No. Però, non pensavo di aggrapparmi a quello. Il boss si lancia per par condicio. Ma com'è che No! La prendo! Più destra? A posto. Ma vaffanculo! Niente, a posto. Ho schiacciato per saltare, ma non ho funzionato. Mi scuso per tutti i bambini che, ascoltandomi, hanno preso una bruttissima strada. Mi sa che non è fatto per salirci sopra. No. Quindi cosa dobbiamo... Quindi bisogna architettare un metodo per far sì che queste amici, due piattaforme siano collegati. Ho un'idea. Vai boss. Sono perni per farci girare intorno la corda, in modo che poi abbiamo... Ho sbagliato tasto. Aspetta, ho un'idea. Fermi amici. Mettici il peso. Boss, vabbè. Fra, ascolta me. Metti tipo anche una palla. Vabbè, stavolta va bene anche la palla. Vabbè. A posto. E così. Magia, hai visto? Ti è piaciuta? E poi? Ok, riprova. Ma perché passa attraverso la corda? Vabbè. Fallo passare da su.
o due, però devi stare fermo. Di poco. Avessi avuto la pazienza di aspettare, sarebbe andato a scherzare. Vai, vai. No! Mettilo, mettilo! Ci stai? Un passo attraverso? Ok. Vaffanculo. E mo? Tu lì ce la fai. Salvati lì. Ah, ma qui bisogna andare. Io vado di sopra. Ma la leva qui non la tiri, boss? Che merda che sei. Sei proprio un uomo di Maniac merda. Maniac l'ho vista e mi sono fermato qui per aspettarvi. Mancava quel mezzo millimetro, porca troia. Cosa c'è lassù, Fra? Bravo! La continuazione del livello, ancora? Suppongo. Ah, quindi qua c'è il segreto. Ah, sì, è vero, c'è un tesoro. L'erbario della professoressa Elaine Coniferius. L'erbario della professoressa. Lo pagherebbero a peso d'oro. E Fra, ci serve una cassa. Professoressa curiosa. Posso, per cortesia? Cazzo, cazzo. Perché la puttana? L'importante è che funzioni. E il boss? Vuoi metterglielo già? Mettiglielo l'ascensore, facciamo un po'. Dio un po', dove spawna? Ah, casa di Dio spawn. Ah no, ok. Ah, ma siamo ancora sott'acqua, io me l'ero completamente scordato. E vedi le ninfe giganti sopra? Eh sì, mo sì. Porco, tu mi prendi il centro dell'oggetto. Ah, però così posso spostarmi. Ma perché? Ce la fai a saltare su quello accanto? No, ci ho provato prima. Fermo, non fare niente, aspetta. Quando te lo dico io, salta. Salta. Grande Fra. A posto. Non si sa come, ma ha funzionato. No. Perché? Ma perché sono uno scienziato ormai. Ma... perché il gioco adesso si deve sottomettere alla mia logica. Perché? Che cazzo di logica c'aveva la cosa che ha fatto? Dovete stare niente. Vabbè. Parte roba a cazzo di cane. Più basso. Salta lì. Mettimi un oggetto là sopra. Capito. Ma perché? Ce la fai, stai fermo. Sì, ce l'avevo fatta. Ho sbagliato. Aspetta, io perché sono... sta fermo. Ma perché ti devi sganciare da sta cazzo di cosa? Me lo fai mettere un pochino. Non posso, non posso. Ma non importa, il problema è che non si stacca quando si deve staccare. Ma non è un bug a sto punto, è fatto apposta. Scusatemi, fate fare a me un attimo. No. Mettimi la scatola, devo farci. La palla ti prendi, guarda. Non posso compenetrare. Scusate, mi fate fare 5 secondi a me. Prego. Allora, uno di qua. Stai fermo, tu! Uno di là. Cacciamo giù questo e tiriamo su quello. Poi. Boss, devi... Siete troppo pesanti. Lo scudo. Vabbè, vai, fa culo. Comunque, boss, pesi più di noi due messi insieme. Aspetta, dai, salviamo così. Vai, poi. Di quella troia lì. L'ansia c'ha questo ragazzo. C'ha l'ansia di vivere. Non funziona, boss. Vieni qua. Aspetta, faccio una cosa allora. Fermo. Va, puttana. Ma perché è chiuso lassù, amici? C'è una leva che non abbiamo preso. No, a volte si apre. Pensavo aveste capito voi come funzionava. Ma a quanto pare è caso. No dai, c'è una leva per forza, come fai a staccare? No, ragazzi, a volte... prima era aperto. Cos'è? Fra, non so cosa hai fatto, ma funziona. Niente, non ho fatto niente. È uno stato stabile che si è creato per conto suo. Che altro si aprisse? Vai! Zang. Ah, sì, devi far andare alto questo qua a sinistra. Ma perché? Devi far andare in basso, scusa, non in alto.
Deve essere in basso più. Ma morti tutti così, Dio Cristo. Io non lo so, io. Ho capito. Devo spostare questo qui devo spostare questo qui in giù. Esatto. Eccolo lì. Okay. Si può congelare questo in qualche modo? La cassa in cima. E dovete fidarvi di me. Ma si può io risolverò tutto. Sì, ma si può congelare questo qui in qualche modo? Dove siamo adesso? Congela l'altro lì. Il meccanismo qua su in cima? No. Marco 2. Fermo, 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 fermo. Che paura, eh? Stavi buttando. No, non di te, di lui. Ah, ok. E... sta buttando giù l'unico 2. Devi stare fermo. Ok. Ok, mo è aperto. Vieni. Sono uscito dall'acqua. C'è una boss fight. Cioè, insomma. Però dobbiamo trovare modo di far salire i boss lì. Fatemi l'ascensore. Posto. Vai. A posto. Ah, che palle, che smaronamento. Sarebbe più bello senza nemici qua. Ma più che altro con un sistema di combattimento che... che non mi renda inutile, sì. No, ma più che altro il movimento. Ma la mappa. Ma io non mi vedo. È questo posto. E i nemici oltrepassano le barriere e tu no. Oh, scusa boss, non t'avevo visto. Però c'hanno i colpi telegrafati, della prima volta che lo vedo. Sì. Vai, diamogli. Ok. Tanto di là che sp- Boss, se lo meni tu ti fai un sacco di male. Ok. Oh no, c'è... c'è pallimpinco fiorettoso. Ma io gli faccio così. No! Aia! Questo sogno sembra diverso dagli incubi che abbiamo incontrato inseguendo il principe Seius. Forse è vero, sembrano proprio diverso questo sogno. Ma bei sogni. Dunque, anche sognare troppo occhi aperti è pericoloso. Capito? Che frase da boomer. Avere sempre la testa fra le nuvole non ti conviene se vuoi trovare un lavoro stabile. Boss? Dove andare? Raccontaci. Metti qualche oggetto da qualche parte. Dai, posso fare una magia, volendo. Qua sono finito di nuovo di sotto. Qualche oggetto da qualche parte, eh? Ah! Vai, vai di cassa class... da sotto. Non vedo! Sono morto. Vai di cassa section. Oh. E no però, E no. Ok. Ho fatto un triangolo, è venuta una cassa. Va bene lo stesso. Ci faresti mica il Bravo boss. Boss. Complimentoni. Qua arrivo. Bravo. Un pochino più di corda, lì ce la fai a darcela. Grazie. Sì, molto gentile. Ah! No, hai fatto! E io sono immobile, fra, è lui da solo che rimbalza. Non so! Lo stesso, vai, usa il po'. È troppo lontano, boss, non funziona. Aspetta, shh. Oh, oh! Devi seguire il boss quando fa ste robe, poi non ti ricapitano più. E mi ricapitano, se li faccio capita io. Ok. Mentre il galeone, quello sfonda tutto, eh. Vediamo come gestiscono le frecce su un piano. Non gestisco. Ghislandi Halcyon, immagino. È proprio lei, è proprio e lei. Tu sei Capitan Damargento, vero? Magari. Ma guardate Pontius, vi prego. Magari. Pontius è veramente brutto. Siete in un sogno. Siamo qui per riportarvi all'Accademia Astrale. Guarda lei col fuoco sulle mani. Da nessuna parte.
Mamma mia. Uè, non vado da nessuna parte. Oh. Ma lei ha... Quanti anni ha questa ragazza? L'omino di sabbia. L'omino di sabbia. Noi ci abbiamo la versione con gli ombrelli. Lo conosci? No. Quello che apre l'ombrello bianco e l'ombrello nero. No. È la versione del... È la versione ombrello del bianco ed ombrello nero. È la versione del Sandman delle favole. Island si era svegliata. C'è questo folletto che viene nei sogni, viene sopra di te mentre dormi. Se apre l'ombrello bianco, se sei stato bravo apre l'ombrello bianco, fai un bel sogno. Okay. A caccia dello spirito, e se sei stato cattivo mette l'ombrello nero. Esatto, e fai un incubo. E lo apre. Questa volta avrebbero esplorato speranze e ambizioni di una certa Carabella glaciale. E poi apre. Esatto. Quello nero e basta. No, madonna, ma ce li facciamo tutti adesso, ma scusami. No, no, adesso basta. Stacca. No, ma dicevo, è le 11:30. Come dicevo, ci facciamo farlo con ciù. Opererò nell'impresa, è una promessa. Oh, hanno ragione a chiamarti eroina, Carabel la glaciale. Sei proprio una dipendenza. Lei mi ricorda tantissimo qualcuno. Una valorosa avventuriera che salverà da solo, vero? Ma rimane comunque un sogno da cui dobbiamo svegliare la nostra aspirante eroina. Sì. Forse lei potrà. Oh. Ah, che bello, ragazzi. Vado a controllare per sicurezza se ha salvato. Quanto mi mancava un train. Porca troia. Ride in maniera particolare quei train. Ok, fammi vedere un po' se ha salvato. Dimmi è male. Aiuto, aiuto, aiuto. Figo, sì. Continua. Sì, perfetto. Bene, amici. Direi che bene. È stato un vero enorme piacere aver portato Trine su questo canale. E, sì. E noi ci ribecchiamo domani sera con un altro incredibile gioco, ovvero Il Signore degli Anelli. Sì. Dai, che siamo al capitolo 7. L'antico potere del drago. Sotto. Esattamente. Detto anche il penultimo livello del gioco. Quindi. Ma che bello, dai. Madonna. Noi salutiamo tutti i nostri amici da casa. Buonanotte. Sì. Noi ci becchiamo domani alle 21:30. Ciao. Da casa. Ciao.